Dopo il grandissimo successo di circa 6 mesi fa dell'X2 Pro, Realme ci riprova con questo X50 Pro. La formula e la strategia è sempre la stessa: prendere un telefono più o meno medio gamma, che potremmo definire così, mettergli una CPU, un SoC da top di gamma, puntare a delle caratteristiche che attirano molto, come per esempio il refresh rate a 90 Hz del display, una carica super rapida a 65 W, un'estetica abbastanza intrigante e più che altro il prezzo, che sì, in questo caso si è un pochino alzato, ma comunque neanche troppo se pensiamo comunque al listino dell'X2 Pro all'uscita. A questo giro la concorrenza è molto più agguerrita però, perché l'X2 Pro davvero non aveva concorrenza, era quasi l'unico telefono a offrirti quelle specifiche a quel prezzo. Tra qualche giorno vi dirò quindi se lui vale effettivamente tutti i soldi che costa. Oggi invece andiamo a fare un semplice unboxing. Eccoci qui con la scatolina in primo piano, che è molto semplice, praticamente identica anche a quella del Realme 6 e tutti gli altri, quindi minimale, con questo giallo, scrittine nere, nessuna immagine e poi qualche specifica sul retro, come in questo caso ovviamente la scritta Snapdragon 865 5G, 65W Super Dark Charge, 90 Hz Super AMOLED Display, con il foro con la camera normale e quella ultra grandangolare, e poi la camera 64 megapixel con questo ipotetico 20x hybrid zoom, che vabbè, momento ASMR. Ah, vi faccio vedere come ovviamente è la 8128 Rust Red. Passiamo subito all'apertura. Hey, welcome to Realme Family, come sempre classica scrittina, e qui dentro abbiamo subito la cover e i manualetti con i valori SAR riportati. Eccoli qui, 0,96 per la testa e 0,89 per il corpo. E non sono riportati soltanto i valori SAR, guardate tutte le varie specifiche, insomma buono che insomma sia tutto specificato a dovere. Passiamo ovviamente al telefono, che è la cosa più interessante, no, alla fine. Allora, oh, intravedo già questo colore particolare, spellicoliamo. Vediamo la pellicolina ulteriore. Wow, carino, molto elegante. Va da un rossiccio a un quasi marroncino con alcuni riflessi, ecco, come in questo caso quasi bronzo. Bello, mi piace, elegante comunque, sobrio. Anche perché ha un trattamento opaco, quindi tecnicamente sì, potete notare, le ditate quasi non si trattengono, anzi non si trattengono. E finalmente le scritte sono state messe con una certa simmetria, non come l'anno scorso, quindi sì, il design è un po' più pulito, mi piace. Rimane il classico bloccone delle fotocamere come in tutti i Realme a semaforo, con la primaria, cioè almeno quella superiore, che è sempre cerchiata con questo giallino. Qui c'è un dettaglio in più, ovvero che la cromatura finale è sempre rossa, quindi un pochino più omogeneo il design. E sì, potete notare che c'è anche il pulsantino, in questo caso dorato. Molti mi avevano detto tra l'altro che lui era uno smartphone bello pesante, parliamo di circa 210-207 grammi, e più o meno quindi come il Mi 10 a primo acchito. Infatti se li prendo entrambi in mano, sì, ok, il peso alla fine sarà praticamente lo stesso. L'X50 Pro ti dà più la sensazione di lingottino, il peso è tutto più un pochino concentrato. L'ho già acceso tra l'altro e potete notare una grandissima cosa, ovvero che praticamente non ci sono i famosi bordi curvi, che sì, ok, saranno anche belli, ma per esempio se volete mettere un vetro sopra o comunque prenderli a proteggere è sempre un po' complicato, mentre in questo caso un vetro piatto significa che, ok, c'è già una pellicola preapplicata, ma potete mettere un vetro senza alcun problema. Ed ecco subito il doppio foro, che non mi fa impazzire esteticamente, però vabbè, almeno in questo caso c'è l'ultra grandangolare, che potrebbe essere utile, soprattutto magari per chi fa molte foto selfie di gruppo. Come tutti i telefoni in top di gamma 2020, non c'è il supporto dual SIM nella versione globale, perché il carrellino da una parte è proprio limitato fisicamente, quindi soltanto una SIM. Poi abbiamo la Type-C 2.0 non uscita video, e poi abbiamo lo speaker principale, dico principale perché la capsula auricolare poi andrà a funzionare da doppio speaker per la funzione stereo. Vi finisco da dire poi che nella confezione troviamo il super caricatore, per l'appunto Super Dart, che supporta questa ricarica super velocissima, iper mega rapida. Vi faccio vedere le specifiche tecniche e vi faccio notare come c'è sempre poi quel dettaglio giallo all'interno del cavo Type-C, che finisce poi ovviamente in USB. Questa è sempre una cosa gradevole, quel giallino, no? Che va a omogenizzare un po' tutti i design.
Ok, l'ho configurato al volo giusto perché volevo vedere subito se ci fossero aggiornamenti disponibili e infatti me ne ha trovato subito uno e vi faccio vedere il changelog perché sono state aggiunte abbastanza cose. Le patch di aprile 2020, la modalità vivida per le varie color mode, è stata migliorata la stabilità della connessione, più che altro sono stati aggiunti 60 fps in 4K per la registrazione video. Interessante, da scaricare subito. Vabbè, il sistema ovviamente è la classica Realme UI che si basa sulla Color OS 7, praticamente è la stessa interfaccia, possiamo andare a modificare molte più cose rispetto al passato, come per esempio mettere il centro notifiche con lo swipe verso il basso, o andare a modificare in modo fine le icone con l'Art Plus. A me, per esempio, piace farle quadrate relativamente stondate con l'icona bella grande. Lato fotocamera, vi faccio notare come abbiamo ovviamente il teleobiettivo, la camera standard e poi l'ultragrandangolare che supporta la messa a fuoco. Questa è una cosa secondo me molto 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 importante. Per esempio il Mi 10 che costa quasi 1000 euro non ha questa funzione. Tra l'altro è uno dei primi telefoni a offrirci comunque un Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.1 su questa fascia di prezzo. Sono curioso di andarli a provare per vedere se ci sono effettivamente dei miglioramenti nell'atto pratico. Ho configurato anche l'impronta sotto al display per verificare com'è, sembra molto 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 valida e anche lo sblocco tramite il volto super reattivo, ovviamente è uno sblocco 2D. Molto carina tra l'altro l'animazione attorno alle camere quando proviamo a sbloccare col volto. Ho messo un attimo la cover su per farvi notare come i bordi sono leggermente rialzati, quindi se il telefono vi cade accidentalmente è molto più probabile che resista insomma all'impatto. Abbiamo tra l'altro i tasti, sia quelli di volume sia quello d'accensione, che come potete notare sono in una plastica opaca, in modo che si avvertono subito al tatto, c'è cioè la scrittina Realme leggermente scavata e vabbè, poi è una semplice coverina che sinceramente io non terrei per tanto tempo su, rovina un pochino l'estetica. E insomma sì, sono abbastanza curioso di andarlo a provare, perché comunque lui ha più o meno lo stesso concetto dell'anno scorso con un po' di migliorie lato scheda tecnica. Altre cose invece non sono molto migliorate da quello che ho capito, tipo la fotocamera, è da andare a provare sul campo. E beh, quest'anno c'è un po' più di concorrenza, per esempio il Pocophone X2 Pro. Ci sono anche tutti gli ex top di gamma, i top di gamma 2020 come questo Mi 10 che pian piano stanno calando, avvicinandosi a quei 550-600 euro, quindi sì, la concorrenza quest'anno c'è, ma lui potrebbe comunque dire la sua. Sono molto curioso, quindi lo vado subito a provare. Aspetto intanto la vostra qua sotto nei commenti. Se qualcuno l'ha già preso e ha dei feedback, insomma, ci vediamo qua sotto nei commenti e col prossimo video. Ah, se questo video vi è piaciuto e insomma tutti quegli altri che trovate sul canale, considerate anche l'iscrizione dal pulsantino qua sotto.